Questo è il veicolo che noi abbiamo costruito a Padova e che abbiamo portato a Dubai circa un mese e mezzo fa per fare la prima presentazione ufficiale. Siamo partiti circa 2 anni fa a vincere un primo contratto con il Ministero dei Trasporti che ci ha dato i fondi per costruire i veicoli reali che adesso vedete in questo video qui. Io appunto, come diceva Andrea, ho fatto prima una laurea triennale in fisica all'Università di Padova e poi ho scelto di cambiare un po' tipo di indirizzo, più pratico rispetto al teoretico, quindi facendo disegno industriale, quindi unendo idee relative all'ottimizzazione del traffico, all'ottimizzazione dei sistemi complessi a tutto ciò che riguarda il prodotto stesso, quindi il veicolo e la sua realizzazione. A me la prossima domanda è: qual è il futuro di questo progetto? Te ne faccio due in una e così concludi in rapida successione. Com'è che tu sei andato in Silicon Valley e a Dubai per raccogliere fondi in un territorio che per qualsiasi componente poi del prototipo e in futuro dei prodotti di serie ha praticamente tutto da offrire? Poi se hai voglia di raccontarci anche mezza parola su dove sono localizzati i fornitori. Quindi le domande sono due. Qual è il futuro, i fornitori locali e perché la finanza invece è all'estero? Allora, il futuro, adesso dopo aver dimostrato questi due prototipi, stiamo tentando di chiudere un nuovo contratto per un numero superiore di veicoli per andare a fare tutto quel tratto che va dall'aeroporto all'Expo 2020 di Dubai. Quindi parallelamente continuiamo con questa fase di collaborazione con Dubai. Allo stesso tempo la nostra idea è quella di rendere il veicolo certificato e adatto ad andare sulle strade anche qui in Italia. Quindi stiamo collaborando anche con il Comune di Padova che venuto fuori pochissimo tempo fa, ci dà la possibilità di testare questi veicoli in un'area ristretta in questo momento e poi gradualmente andare anche nelle aree pubbliche. Questo è il futuro del progetto, quindi industrializzazione e certificazione sia in Italia che nelle aree che abbiamo già coperto, quindi Dubai. Perché Dubai? In realtà è Dubai che ha voluto noi, nel senso che dopo un tweet dello sceicco in cui usava la nostra immagine noi ci siamo interessati e questo concorso è stato vinto più che altro perché a quanto pare piaceva lo sceicco. Invece perché Silicon Valley? Silicon Valley perché un mio conoscente viveva già lì, quando ha visto la mia idea online ha detto: cavolo, tu ti trovi in Italia, nessuno in Italia è veramente interessato all'innovazione, mentre io mi trovo nella patria dell'innovazione, mettiamo insieme le forze e con l'immagine e la capacità economica della Silicon Valley tentiamo di dare spazio a un'idea invece italiana. Questo fondamentalmente è il quadro. I fornitori sono un po' da tutto il mondo in realtà. È vero che però una grande expertise dal punto di vista della manifattura anche di veicoli elettrici esiste nell'area del Veneto, nell'area italiana, è molto attiva, per cui a noi piacerebbe che questo tipo di progetto potesse essere costruito completamente in Italia. Ok. Mi sembra ancora più ambizioso, visto che comunque abbiamo già dato prova di globalità in prospettiva. La sostanzialmente è come se fosse noi avessimo preso un autobus e l'avessimo spezzettato in 6 sezioni. Quindi all'interno di ognuno di questi moduli c'è la capacità di 10 persone, 6 persone sedute e 4 in piedi. La loro unicità è appunto questa modularità, il fatto che delle cabine, tra virgolette, si possono unire o staccare in base alle necessità di più o meno capacità di passeggeri, oppure per ridistribuire le persone all'interno. Per esempio, le persone possono essere prese dalla porta di casa propria, come se fosse un taxi, poi però per andare nel centro città, che è molto denso e molto probabile che si crei del traffico,
i veicoli si uniscono e le persone vanno ad occupare il numero minimo possibile di unità, quindi si consolidano più persone in un numero inferiore di veicoli, unendo i vantaggi del taxi a quelli del trasporto pubblico sostanzialmente. Inoltre il fatto che queste cabine sono come delle stanze in movimento, hanno una porta davanti e dietro, questi veicoli possono essere, diciamo, customizzati da aziende terze, per esempio Illy o Autogrill, per fornire dei servizi in movimento on demand sulle strade principali. Per esempio, se sto andando da Milano a Venezia, invece di dover fermare l'autobus all'autogrill, è l'autogrill che viene da me. Quindi ordino il panino e qualcuno carica il bene che io voglio, il caffè, il panino, insomma il servizio che io voglio avere durante il viaggio, il modulo si connette, fornisce il servizio e poi si stacca e va da un altro utilizzatore. In questa maniera il costo del servizio viene spezzettato per il tempo in cui viene utilizzato, per cui il servizio viene a costare molto meno e allo stesso tempo ha un servizio molto più di qualità. Scusi, non so se sono stato già detto, ma la propulsione è la stazione? La propulsione elettrica. Eliminato in base a cosa? No, allora c'è un primissimo scenario in cui noi prevediamo che la modularità sia autonoma, nel senso che si agganciano e sganciano autonomamente, ma che ci sia un guidatore umano nel veicolo di testa. In una prima fase sì. Nel momento in cui, diciamo che legalmente è previsto che veicoli a guida autonoma possano girare in città, allora basta fare un upgrade software e non c'è più la necessità di avere il guidatore. Però noi non ci stiamo concentrando molto sulla guida autonoma, ci stiamo concentrando di più sulla modularità, perché sappiamo che la modularità è possibile fin da ora, mentre la guida autonoma ha ancora diversi problemini sia dal punto di vista legale sia dal punto di vista tecnologico. Una chiesta perché non si vedeva il posto di guida. Perché i test a Dubai sono completamente in guida autonoma, però perché siamo in una zona predefinita, ristretta solo per noi, però è ovvio che poi in una situazione magari europea, italiana, questo qui non è possibile. Se potrete ovviamente fare delle domande a margine dell'intervento. Io ti farei l'ultima proprio rispetto a quello che si vede e per dare un'idea delle potenzialità del progetto. Avete anche delle applicazioni di tipo industriale oltre che dal punto di vista di mobilità civile? Sì, soprattutto in grosse aree industriali in cui c'è la necessità di avere delle merci che si muovono all'interno di quest'area, che vengono per esempio consolidate e poi partono come se fossero un camion. Questo è estremamente interessante, nel senso che prima si consolida in maniera completamente automatica nell'area industriale, per cui in un'area in cui il traffico tradizionale non può entrare. Una volta usciti nelle strade pubbliche c'è un modulo di testa col guidatore, questi veicoli possono sostanzialmente fungere da camion in cui il cargo è spacchettabile, nel senso che io posso avere il cargo diviso in pacchetti che sono, diciamo, previsti per una certa area. Una volta che io arrivo in quell'area, invece di fermare il camion a scaricare, lascio direttamente il modulo dove deve essere scaricato. Ok, io ti ringrazio, Tommaso.